Comics, secondo giorno tra folla ed eventi, grande afflusso in città per la seconda giornata di Lucca Comics Games. Fisco, denunciati tre imprenditori del settore cartario, la finanza li accusa di evasione su un imponibile di 11 milioni ed ha proceduto al sequestro di ben 50 immobili. Valle del Serchio, ASL, investimenti su Barga e Castelnuovo, annunciati la realizzazione della nuova dialisi al San Francesco e il Day Hospital Oncologico al Santa Croce. Si farà la rotatoria a Porta Elisa, firmato in regione l'accordo per i 400.000 euro necessari ai lavori. Lo sport, calcio, Bacci promette nuovi rinforzi, il presidente rossonero a Curva Ovest, il mio progetto va avanti, attesa per il posticipo di lunedì con il Grosseto. Sant'Ambrogio corre per amore e vita, il ciclista che sta per terminare la squalifica per doping ha firmato per la squadra di Ivano e Cristian Fanini. Buonasera, bentrovati a questa nuova edizione del TG Noi. In apertura parliamo della seconda giornata di Lucca Comics e Games. Tantissima gente, tantissimi visitatori in centro storico per il secondo giorno della manifestazione. Giorno che ci viene raccontato nel servizio di Lorenzo Bertolucci. Dopo le prove generali del giovedì, Lucca Comics and Games è entrato nel vivo. La seconda giornata di festival ha registrato l'arrivo di decine di migliaia di visitatori che hanno invaso pacificamente il centro storico. Fin dal primo mattino le strade e le piazze sono state animate dal popolo dei comics, pronto a partecipare alle infinità di eventi proposti dal gustoso programma. A Villa Bottini, trasformata nel fortino di Assassin's Creed, gli amanti di questo popolare videogame possono giocare, visitare una mostra dedicata ai personaggi e ai costumi della serie e partecipare anche alle lezioni di scherma impartite dai protagonisti della saga. Anno dopo anno la sezione movie diventa sempre più interessante. Come non definire appassionati i ragazzi e le ragazze che si sono messi in coda al padiglione Warner in piazza San Michele per assistere, pardon, vivere l'esclusivo trailer di Interstellar, il film di fantascienza di Christopher Nolan in uscita nelle sale il 6 novembre. 5 minuti di pura adrenalina per i quali si è disposti a fare anche 3 ore di coda. Tantissimi personaggi che hanno animato questa seconda giornata. Michele Rec, in arte Zero Calcare, che allo stand della BAO disegnava per i suoi fan, disposti ad una coda infinita pur di avere una sua creazione. Al cinema Astra si è fatto attendere più di un'ora, ma alla fine Rocco Siffredi ha strappato tanti applausi nel corso della presentazione del gioco di carte Orgasmo. In San Giovanni la presentazione di inedito Crepax, un volume che raccoglie del materiale mai pubblicato dell'autore di Valentina, scovato nell'archivio del padre e dei figli e ora proposto da Edizioni BD. Chiuso il secondo giorno, Lucca Comics and Games pensa già al sabato, tradizionalmente il più affollato, che tra gli ospiti avrà Silver, Gabriele Salvatores, Ficarra e Picone e poi l'attesissima gara dei cosplay. E adesso andiamo a vedere l'altro volto di Lucca Comics and Games, quello del traffico, delle difficoltà di circolazione intorno alla città. Vediamo il servizio. Cresce la pressione degli arrivi su Lucca nella seconda giornata dei comics. Oggi la municipale, coordinata sul campo dal comandante Carmignani e dall'assessore Raspini, ha dovuto interrompere il traffico ad intermittenza su Viale Europa nelle ore di punta per evitare il congestionamento sui viali della circonvallazione. Le criticità principali oggi le abbiamo avute sul Viale Europa all'altezza della rotatoria McDonald's. E comunque diciamo siamo riusciti in maniera più che egregia a risolvere la problematica della viabilità convogliando il traffico veicolare verso via di Vitigraia e quindi al parcheggio del Polo Fiere. Chiusure selettive del traffico anche su Viale Carducci con passaggio consentito verso la stazione solo ai mezzi pubblici, ai taxi e a quelli di emergenza. Inevitabile la formazione di code e rallentamenti alla rotatoria di Viale Europa. E c'è stato qualche rischio per gli appartenenti al popolo dei comics che si sono ritrovati ad attraversare la strada ai piedi del cavalcavia senza strisce pedonali. È scattata la chiusura al traffico a Porta San Pietro e la Protezione Civile ha sorvegliato anche gli accessi pedonali, pronta ad imporre il senso unico in entrata in caso di necessità.
capitolo sosta, pieni tutti i parcheggi dell'immediata periferia, anche quelli dei centri commerciali che solitamente sono mezzi vuoti. Funzionano le fettucce antisosta selvaggia posizionate per evitare l'accesso sui marciapiedi, ma in questo caso, in via Nieri, la fettuccia non è stata posizionata bene e le auto hanno avuto via libera. Tutto sommato, pur con diverse difficoltà, la città ha retto anche al secondo assalto. Domani però sarà giorno da bollino rosso. Domani abbiamo oltre gli 80 appartenenti al corpo, 14 aggregati di altri comandi e domani per noi sarà la giornata campale. Da domani saranno disponibili anche i parcheggi a Capannori per evitare il sovraffollamento a Lucca. La polizia ha effettuato 3 fermi per furti in vari esercizi lucchesi. Una ragazza di 24 anni di origini bulgare è stata arrestata per aver sottratto l'incasso da un negozio di via San Girolamo. Rincorsa dalla proprietaria e da alcuni volontari dei Comics, è stata bloccata dagli agenti e arrestata per rapina impropria. Nella stessa giornata un cittadino romeno di 34 anni è stato sorpreso a rubare 7 bottiglie di whisky al supermercato S. Lunga di Viale Carlo del Prete ed una donna di 27 anni slovena è stata bloccata mentre nascondeva in una borsa merce sottratta dal negozio OVS di Via Roma. Per entrambi è scattata la denuncia in stato di libertà per furto. Il gruppo Torpedo, nei giorni scorsi l'occupazione del chiostro di Sant'Agostino in centro storico, poi lo sgombero, adesso il comune di Lucca ha concesso l'uso degli spazi del foro Boario per la durata del fine settimana per consentire lo svolgimento dell'evento alternativo a Lucca Comics che quindi si svolgerà fino a domenica al foro Boario. Cambiamo argomento, parliamo della maxi evasione fiscale scoperta dalla Guardia di Finanza a carico di 3 imprenditori del settore cartario. Oltre 11 milioni di imponibile evaso scoperto e beni immobili per oltre 2 milioni e mezzo sequestrati. Sono questi i numeri impressionanti della frode internazionale scoperta dalla Guardia di Finanza di Lucca, coordinata dal sostituto procuratore Aldo Engangi. Le indagini, durate 5 anni, sono partite da movimenti sospetti riconducibili ad aziende cartarie gestite da 3 soci lucchesi, che tramite una società fiduciaria svizzera versavano su conti cifrati i proventi di fatture false, emesse tramite società fittizie dislocate in paradisi fiscali, come le Seychelles, la Nuova Zelanda e gli Stati Uniti. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori anche tramite rogatorie internazionali, la fiduciaria svizzera offriva servizi completi di riciclaggio, veri e propri pacchetti, assolutamente impossibili da accertare, se non tramite conoscenze all'interno del circuito fiduciario stesso. Una volta accertata l'esistenza di fatture per operazioni inesistenti, le autorità elvetiche hanno dato la possibilità alla procura lucchese di procedere agli accertamenti anche tramite interrogatori in Svizzera. I 3 soggetti coinvolti, tutti residenti in provincia di Lucca, dichiaravano al fisco circa 50.000 euro l'anno, a fronte di redditi superiori ai 2 milioni di euro. Devo dire che si tratta di operazioni finanziarie strutturate, quelle che sono state scoperte e che hanno consentito a coloro che hanno attuato questa attività illecita di drenare utili sottratti a tassazione nel territorio italiano che sono stati trasferiti in territori esteri, soprattutto territori a fiscalità privilegiata. E faccio per esempio riferimento a Madeira, alla Svizzera, alle Seychelles, ma anche negli Stati Uniti d'America. Le notizie di cronaca da Viareggio, una rapina ed una tentata rapina sono avvenute ieri sera intorno alle 23 a Viareggio nel centro città. Un uomo è stato affrontato da un individuo che lo ha colpito al volto con un pugno e gli ha portato via un computer che aveva con sé, riuscendo poi a fuggire. Poco dopo, nei pressi di via Leopardi, poco distante da dove era avvenuto il primo episodio, mentre stava parcheggiando l'auto, un'altra persona si è vista arrivare all'improvviso un individuo che con un oggetto, non è da escludere, un martello, gli ha infranto il vetro del parabrezza per tentare una rapina. Un'auto dei carabinieri che era in zona però ha costretto l'individuo a fuggire a piedi e riuscendo a far perdere le proprie tracce. Anche il secondo malcapitato è andato in ospedale per una contusione alla schiena ed ha un referto di 7 giorni. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri per cercare di individuare il soggetto autore di questi episodi criminali.
Tre persone sono state rinviate a giudizio per la morte di Franco Panariello, fratello del comico Giorgio, morto a 50 anni il 27 dicembre del 2011, stroncato da un malore. L'accusa è quella di omissione di soccorso per aver lasciato Panariello per strada mentre era agonizzante sulla terrazza della Repubblica a Viareggio, all'altezza del bagno Zara. E i rinviati a giudizio sono un 37enne di Pietrasanta, una 39enne di Pisa e una 52enne sempre di Pisa. Secondo quanto emerso dalle indagini condotte dalla squadra anticrimine del commissariato di Viareggio, i tre avrebbero potuto salvare il fratello del comico e per questo sono stati rinviati a giudizio. Il processo inizia il prossimo 17 novembre in tribunale a Lucca. E adesso andiamo a vedere la foto di un tamponamento che è avvenuto in mattinata tra due furgoni sulla variante Aurelia all'altezza del quartiere Bicchio a Viareggio. Eccola qua, non ci sono stati feriti, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, in quanto uno dei furgoni coinvolti era un corriere e, lo vedete dalla foto, diversi scatoloni che costituivano il carico sono finiti sull'asfalto e nella scarpata laterale, quindi sono stati successivamente recuperati. Adesso andiamo a parlare di due investimenti annunciati dalla ASL di Lucca sugli ospedali di Barga e Castelnuovo. In attesa di notizie sul nuovo ospedale unico, l'ASL numero 2 ha programmato due interventi per il miglioramento dei servizi sanitari in Valle del Serchio entro il 2015, l'attivazione a Barga della nuova struttura per la dialisi e il nuovo day hospital oncologico a Castelnuovo. L'annuncio lo ha dato il direttore della ASL, Joseph Polimeni. La nuova dialisi che si sta realizzando nello stabilimento ospedaliero di Barga avrà 20 posti, quasi il doppio di quelli attuali, e sarà all'avanguardia dal punto di vista tecnologico. Sempre a Barga, ha aggiunto Polimeni, abbiamo sbloccato il finanziamento per la ristrutturazione della sala chirurgica del blocco parto, altro intervento di grande rilevanza per la valle che verrà attuato nei prossimi mesi. Importanti anche gli interventi previsti nei prossimi mesi a Castelnuovo, dove si lavorerà per realizzare la nuova sede del Day Hospital Oncologico. A Castelnuovo, la ASL ha avviato anche uno studio di fattibilità per definire i lavori di ristrutturazione per tre nuove sale operatorie, che permetteranno di aumentare gli standard qualitativi e rispettare pienamente le norme di settore. A Viareggio il Comune ha notificato la chiusura del mercato ortofrutticolo, lo hanno riferito gli stessi operatori del mercato. La motivazione, ha riferito uno dei commercianti, Giacomo Mattauda, è l'inagibilità della struttura. La chiusura in un primo tempo sarebbe stata stabilita per lunedì prossimo, ma sembra invece che ci sarà uno slittamento. Non è ancora chiaro se i più di 30 operatori commerciali potranno trasferirsi altrove. A Camaiore è stata revocata l'ordinanza di non potabilità dell'acqua che insisteva sulla frazione Gombitelli, su via Lucese e sulla località Lucese. Le analisi effettuate dalla ASL numero 12 di Viareggio hanno dato esiti positivi e l'acqua adesso è nuovamente utilizzabile a fini potabili. Una notizia da Massarosa: è Marco Costa, professore universitario, il nuovo amministratore unico dell'azienda speciale farmacie comunali di Massarosa. La nomina è stata effettuata dal sindaco Franco Mungai sulla base delle domande arrivate a seguito della pubblicazione di un avviso pubblico. E adesso siamo arrivati alla rubrica settimanale dell'Ancora. La nostra provincia detiene il record degli ultracentenari e non solo. Quali sono le ragioni? Ce ne parla Sergio Talenti. La notizia è buona, la nostra è una provincia di ultracentenari, ma attenzione, sono tutti nella media valle del Cerchio, un fazzoletto di terra praticamente che parte da Castiglione, passa per Barga e arriva fino a Bani di Lucca. 20 persone in tutto, di cui due soltanto uomini, e questo è un record se si pensa che la provincia di Lucca ha soltanto 350.000 abitanti. La vita media in provincia supera il già alto livello nazionale di 83 anni, che colloca l'Italia al terzo posto mondiale in quanto attesa di vita. Ma è a quel triangolo d'oro di vitalissimi ultracentenari che bisogna guardare, anche perché i numeri dicono che in quell'area il tasso di mortalità infantile è il più basso. Forse sarebbe utile un convegno di studi per studiare questo fenomeno, ma probabilmente una riflessione si può già azzardare.
In prima battuta è plausibile pensare che l'aria, l'alimentazione e il clima siano i fattori che spingono in su non soltanto l'attesa di vita, ma anche le modalità stesse della vita. Tant'è che di quei 20 ultracentenari soltanto uno è ospite di una casa di riposo, ma è molto arzillo. Per gli altri probabilmente si continuerà ad andare a ricotta e pecorino e, perché no, qualche volta anche a vin brûlé. Chiude i battenti dopo 100 anni di attività la storica gastronomia Lemmetti al Lido di Camaiore. Lo ha reso noto Laura Lemmetti con una lettera aperta. Le ragioni sono molte, dice Laura Lemmetti, ma tra quelle che hanno pesato di più sono la crisi che sconvolge il nostro paese e un comune totalmente assente alle problematiche dei propri cittadini. Torniamo a Lucca per parlare della realizzazione che dovrebbe avvenire entro il 2015 della nuova rotatoria davanti a Porta Elisa. Si farà la nuova rotatoria davanti a Porta Elisa. L'intesa per i finanziamenti è stata firmata questa mattina a Firenze. L'accordo rientra nell'ambito del miglioramento della viabilità lucchese a servizio del nuovo ospedale ed è stato firmato dall'assessore regionale a infrastrutture e trasporti Vincenzo Ceccarelli e dal sindaco di Lucca Alessandro Tambellini. L'intervento costerà complessivamente 400.000 euro, interamente versati dalla Regione, e prevede la realizzazione della rotatoria e l'eliminazione del gruppo semaforico davanti all'ingresso delle mura e in viale Castracani. Nella progettazione si terrà inoltre conto della circolazione dei ciclisti e dei pedoni, cercando di renderla più sicura e agevole possibile. L'intervento ha già superato lo stadio della progettazione preliminare. Prossimo passaggio sarà l'approvazione del progetto definitivo e quindi l'avvio delle procedure di gara per individuare la ditta che andrà ad eseguire l'intervento, previsto entro la primavera del 2015. È tutto per la cronaca, adesso la pubblicità e subito dopo torniamo con le notizie sportive.